schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo after patch del Money Glitch da fare da soli. Allora, per fare questo glitch serve una deluxe o un oppressor o un qualunque veicolo di questo tipo. Vi dovete mettere vicino a un, diciamo, a questo punto giallo o comunque a un qualunque punto giallo sulla mappa e fare lo stesso procedimento di sempre, avviare due volte il colpo Domus Dei e aspettare che ci venga il caricamento 2 di 4, 3 di 4 e cazzi e mazzi. Quando lo vedete accelerate, siete in levitazione, accelerate e vi stopperà il conteggio. Come vedete abbiamo lo stile sbuggato, non fate caso al centro operativo perché io stavo provando alcune cose, quindi lasciatelo perdere il centro operativo. Dopo fatto questo andate allo Santos Custom e fate un cambio targa al vostro veicolo. Una volta fatto il cambio targa al vostro veicolo, il vostro veicolo non si vedrà più in mappa, avrete lo stile buggato e il veicolo non si vedrà più in mappa, quindi potremo tornare a fare il glitch, insomma alle nostre cose. A questo punto ragazzi tornate nel vostro CEO, io lo sto facendo qui alla Maze Bank, e comunque in mappa non vedrete il veicolo. Aspettate che lo metto un attimino lontano dalla Maze Bank, così magari lo vedete meglio che in mappa non c'è il veicolo. Come vedete in mappa non c'è il veicolo. A questo punto entrate nella Maze Bank e fate la stessa procedura di sempre che adesso andiamo a vedere, insomma. Allora, per fare questo glitch ragazzi dovete avere targhe personalizzate, io qui non ce l'ho, ma voi abbiate targhe personalizzate perché si clonano le targhe, quindi vengono tutte uguali, mi raccomando. Quindi una volta che siete entrati nella Maze Bank prendete l'auto che volete duplicare, io in questo caso ho preso questa, entrate dal meccanico e cambiate la targa, ovviamente cambiate il colore della targa e fate in maniera di avere una targa personalizzata ragazzi, mi raccomando. A questo punto scendete dal veicolo, risalite sul veicolo, premete freccia destra e vi spawnerà in garage ragazzi. Il glitch è abbastanza semplice, è come quello di prima, non c'è nulla di nuovo a parte il primo passaggio che sarebbe l'after patch, però il glitch è uguale a quello di sempre. Come vedete abbiamo i due cloni e a questo punto possiamo prendere e andare sul piano dell'ufficio in pratica, perché come sapete nell'Arcadius non serve l'Ester, però se vi dovesse servire l'Ester a quel punto vi dovrete ribuggare nuovamente, dovrete andare diciamo all'Eclipse Tower e vi dovrete ribuggare, anche se a volte non succede che vi dovete ribuggare. Quindi scendete dalla Maze Bank e vi troverete l'auto. Allora ragazzi, per ripetere il glitch non dovete rifare il primo passaggio, ovvero quello di ribuggarvi, quello non dovete rifarlo, se non vi sbuggate non dovete rifarlo, chiaramente se vi sbuggate dovete rifarlo, è ovvio. Una volta fatto ciò rimettete l'auto nel vostro garage e il glitch è fatto ragazzi, non c'è nient'altro da aggiungere. Detto questo vi lascio un saluto, al prossimo video, ciao a tutti.